Eccoci qui a un'altra puntata di 5 minuti con, e oggi siamo qui con Francesca e Stefano. Buongiorno Francesca, buongiorno Stefano, sono due volti abbastanza noti della pallavolo Wisp. È tanto che giocate voi in Wisp? Solo un paio di stagioni, dal 2000. Quest'anno sarebbe stata la fine del 20° campionato. Mannaggia il coronavirus. Mannaggia. Però dai, penso che tutti vi conoscano e vi siete fatti voler bene, bene o male da tutti. Voi due, mica tutti gli altri della vostra squadra. A parte scherzi, SMV sta per? Santa Maria della Vittoria, cioè il nostro oratorio. Noi siamo parte del gruppo sportivo del nostro oratorio. Quindi una squadra oratoriale. Sì, nata proprio dagli animatori dell'oratorio, da persone che frequentavano l'oratorio. E pian piano si è fatta spazio anche nella Wisp. Sì. E ha avuto, credo, anche dei buoni risultati. Sì, nel tempo abbiamo avuto anche qualche soddisfazione. siamo partiti dalla Serie B, abbiamo conquistato il nostro titolo, siamo arrivati in Serie A, siamo arrivati a giocare tre finali di Serie A senza mai vincerne una. Ma va bene lo stesso, per cattiveria altrui, non per demerito vostro, solo no, per cattiveria. Per cui qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Bene, dai. E un aneddoto da raccontare su questa squadra, ce ne saranno milioni, perché immagino che in 20 anni di cose ne siano successe. Sì, la maggior parte secondo me non si possono raccontare in pubblico, però. Quindi ci sono tante cose che si possono raccontare, tante esperienze fatte e condivise, tutte molto belle. In 20 anni siamo cresciuti tanto insieme, siamo nati come un gruppo di amici, poi con l'arrivo della prima allenatrice seria, che era Manuela Martinelli, che tanti nel WISP conoscono. Ciao Manu, è stata anche mia allenatrice. Siamo diventati una squadra di amici, ma una vera squadra che era allenata, aveva voglia di provare a giocare, e in questi 20 anni, col passaggio di tante persone, si sono create tante situazioni belle, divertenti, amicizie, vacanze insieme, siamo andati tante volte anche a fare i nazionali a Rimini, e lì ci sono tanti episodi che non si possono raccontare. Sono un po' privati. Però di cose divertenti ce ne sono sempre tante, anche quando ci si trova quotidianamente con i compagni di squadra, quindi è bello quello, secondo me, lo stare insieme e avere sempre qualcosa di cui sorridere insieme. Bene, dai. Vedendovi ultimamente, la squadra si è ringiovanita molto. Cioè, ci stai dando dei vecchiacci? No, perché si sono aggiunte nuove reclute all'esperienza che voi portate. Grazie Fabio. Beh sì, ovviamente in 20 anni la squadra si è modificata tanto. Vuoi perché si cresce, vuoi perché ogni tanto ci sono infortuni, vuoi perché qualcuno è diventato genitore, qualcuno ha cambiato magari città per lavoro, quindi nel tempo è stato bello accogliere tante persone nuove e creare nuovi legami. Quest'anno sono arrivati effettivamente un bel gruppo di ragazzi giovani che ci hanno sollevato un po' le costolette. Visto che ormai abbiamo una certa. Però sì, è un bel gruppo che è arrivato, ci siamo amalgamati bene. Peccato ovviamente, come per tutti, il fatto di esserci interrotti, perché stavano cominciando a crearsi anche dei bei legami al di fuori della palestra. Ma come sicuramente squadre. I legami continuano ovviamente, manca il potersi vedere tutte le settimane, ecco, solo quello. Però dai, a settembre si spera tutti di ricominciare a giocare e rimettersi in gioco sia sportivamente che anche a livello di amicizia. Esatto. Ci sentiamo in video chat come tutti, credo. Non siamo ancora riusciti a ricominciare a vederci, a parte qualcuno magari più vicino per noi come zona. Però ci teniamo un po' in contatto, ci proviamo. Bene, dai. Perché ci manchiamo fondamentalmente. Prospettive per il futuro: l'anno prossimo sarete in A2, se non sbaglio. Sì. Saremo tuoi avversari, se ci sarete ancora. E ho paura un po' di voi, quindi non so se mi iscriverò.
fai bene a tenerci. Prospettive per l'anno prossimo, quello di ricominciare da dove ci siamo fermati. Ovviamente con un nuovo campionato, con la voglia di giocare, di stare insieme e di cercare di mettere in campo un po' di grinta, insomma, di portare a casa qualche risultato. Quest'anno all'inizio avete fatto un po' fatica, almeno mi ricordo io, poi avete iniziato a carburare e alla fine purtroppo si è fermato tutto, però stavate dimostrando di meritare quello che poi avete ottenuto. Grazie, sì, è vero, all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, sì, ma perché sono arrivati appunto 6 persone nuove, abbiamo avuto degli infortuni verso la fine dell'anno, l'inizio di quest'anno, quindi quando c'è un buon ricambio di persone è bello mettersi in gioco, ma i risultati magari fanno un po' più fatica ad arrivare perché bisogna trovare una nuova amalgama, ma credo sia naturale, e però ci stavamo trovando bene, sì, anche in campo cominciavamo ad avere un buon feeling, non solo nel dopo partita. Quello c'era, dopo partita nessun problema. Quello è importante. Dopo, se vengono anche i risultati, è meglio. Meglio, ecco, anche perché siamo un filino competitivi, ma proprio il giusto. Un filino, ecco. Ma sì, ma penso che a tutte le squadre non piaccia, per soprattutto squadre di esperienza che non si affacciano alla WISP per il primo anno, il secondo anno, ma gente che qualche annetto l'ha fatto. Sì, sì. E WISP, come vi trovate in WISP? Dai, così l'ultima domanda un po' così autoreferenziale, perché non potete parlare male visto che state parlando con me. Assolutamente, malissimo. Direi, no, che se ci siamo da 20 anni è perché ci siamo sempre trovati bene. Quindi non credo di poter negare l'evidenza. Ci siamo sempre trovati bene, abbiamo sempre detto quello che pensavamo molto sinceramente. Quindi se negli anni c'era qualcosa che si poteva aggiustare, noi da parte nostra l'abbiamo fatto presente. Però, ripeto, ci siamo sempre trovati bene. Sono 20 anni che ci stiamo, sono 20 anni che abbiamo compagni di squadra che restano, avversari che diventano compagni di squadra. Quindi secondo me l'ambiente è positivo. E anche amici nelle altre squadre, dai, mi posso reputare un amico. Certo, assolutamente. E ne parlavamo anche prima, nel fuori onda, il Covid ci ha anche fermato nel torneo di Colle Beato. Dove punta un torneo che... Dove per anni anche lì arriviamo sempre secondi, non riusciamo mai a vincere. Dove vincere il nostro anno, Fabio. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per questa intervista e spero di vedervi presto sui campi o anche fuori dai campi. Assolutamente. Certamente, ci vediamo presto. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.